retina per la Mille Miglia, la corsa più bella del mondo. Oggi infatti è arrivata anche in città. Qui ci troviamo in Piazza della Libertà, dove la carovana è arrivata dopo aver toccato Cortona per poi dirigersi verso Montevarchi. Io vivo in Svizzera. Perché ha partecipato a questa corsa? Perché è la corsa più bella del mondo. Da quanto tempo partecipa? Questa è la mia quarta volta. Ogni volta è un'esperienza diversa e quindi è bello ripetere. C'è chi l'ha fatta 30 volte, quindi è bellissimo. 375 in tutto i gioielli d'epoca della 39esima edizione della rievocazione della corsa disputata dal 1927 al 1957, che ha preso come sempre il via da Brescia lo scorso 16 giugno e dove vi farà ritorno domani. Sono degli mezzi eccezionali, un vero museo viaggiante. Delle vetture stupende, tutti stranieri che hanno quindi la possibilità di ammirare anche la bellezza della nostra città e dei nostri dintorni e quindi anche un'ottima promozione turistica. Ma non è una gara, è una grande passeggiata. Ad Arezzo la terza tappa lungo le vie del centro storico ad anticipare la carovana le Ferrari iscritte all'evento collaterale. Io sapete che sono un ambientalista convinto e quindi mi spendo per la trazione elettrica. Ma questo suono è musica e sapete che mi piace anche la musica. Alfa Romeo, come sempre, il brand più rappresentato nella Mille Miglia. Seguono poi Fiat e Lancia. È un Alfa Romeo 6C del 1932, carrozzata da Brianza, che era praticamente un marchio legato a Zagato ed è, diciamo, a nostro avviso una delle auto più affascinanti per vivere la Mille Miglia.